Allora, direttore Vestuto, siamo arrivati alla fine di questi lavori di questa conferenza. Quali sono gli aspetti che ti hanno particolarmente colpito in questo forum sul giornalismo internazionale? Ma diciamo intanto che è emerso che c'è una bella quantità di informazione rivolta verso i media, verso la Russia in particolare, i paesi euroasiatici ancora più in generale, ma comunque diciamo che l'area russofona comprende insomma, un po' di paesi che fanno parte, quindi viene allargata oltre la Russia. Quindi questa diciamo, quantità farebbe presupporre che ci sia una qualità della stessa informazione che in effetti non c'è. Si è auspicato da più parti insomma, che ci sia una ripartenza da parte anche dal livello internazionale dell'informazione verso questi paesi, in particolare verso la Russia che è ancora vista, è ancora un po' diciamo così, censurata, se vogliamo dire la parola giusta, dai media soprattutto europei e italiani in particolare per motivi politici. Questo fa presupporre che ci sia anche la necessità, e questa è la proposta che abbiamo fatto noi anche come giornale, come Russia News, di un organismo, di un'organizzazione diciamo così, sovranazionale che possa regolamentare e dare diciamo, dei parametri anche etici e qualitativi a quello che è quell'informazione mediata che oggi poi è variegata, è cambiata a una velocità completamente differente, quindi l'informazione non è più come una volta, e questo presuppone il fatto che effettivamente ci sia un organo di controllo che possa dare queste regole, diciamo, fissare queste regole che faccia sì che l'informazione ritorni a essere intanto quella giusta, quindi raccontare i fatti essendo imparziali e giusti verso tutti diciamo, i paesi e tutti i fatti che accadono. Per quanto riguarda la Russia sicuramente c'è una penalizzazione, in Italia in particolare dove ci troviamo, il paese dove ci troviamo, questo è ancora più forte, quindi l'auspicio è che o attraverso questo organo che noi abbiamo proposto, che ci sembra una proposta concreta rispetto alle cose che si dicono in ogni occasione di convegni che si fanno, è una proposta concreta che potrebbe intanto realizzare dare un punto di riferimento diciamo così, tecnico anche a coloro che operano nei media. Ci auspichiamo che effettivamente questo possa essere possa nascere anche dalle tante iniziative diciamo editoriali che nascono in maniera così confusa e mai con una base programmatica di progetto editoriale che possa, degno di un paese così grande, degno di un'area, quella eurasiata, che si sta muovendo anche a livello diciamo, economico e anche a livello diciamo così, politico, a quale livello però purtroppo, come ho detto, non corrisponde un'informazione altrettanto adeguata. L'informazione non è solo i bollettini di guerra che noi seguiamo ogni giorno, l'informazione è anche cultura e anche qualità di questa cultura che deve essere secondo me formata. La Russia è un paese dalle origini e dalle radici antiche come l'Italia, e quindi penso che tutto questo meriti un'informazione adeguata.